Finalmente ecco una buona notizia per l'ospedale di Polistena. Da ieri ha riaperto dopo 2 mesi di chiusura il reparto di anestesia e rianimazione. A dare la bella e attesa notizia è stato nella tarda mattinata di ieri direttamente dalla pista dell'Eli Soccorso che sorge di fronte al pronto soccorso dell'ospedale il sindaco della città Michele Tripodi. Finalmente, ha dichiarato il primo cittadino polistenese, siamo qui per dare una buona notizia perché dopo tutte queste battaglie, quest'estate calda, quest'estate preoccupata nella quale abbiamo anche articolato delle forme di proteste importanti per la tutela del diritto della salute dei cittadini della Piana, ora diamo notizia della riapertura del reparto di anestesia e rianimazione. Io, ha aggiunto il sindaco Tripodi, per questo risultato raggiunto voglio ringraziare tutti coloro che si sono impegnati, a cominciare dal prefetto di Reggio Calabria, e al presidente della regione che si è speso per dare delle notizie incoraggianti alla popolazione calabrese a proposito dell'arrivo di medici cubani. Ma questa riapertura è il frutto di alcuni bandi che sono stati fatti dall'ASP di Reggio Calabria, che ha individuato appunto una cooperativa che potesse mettere a disposizione del personale medico che assicurerà i turni di anestesia e rianimazione, garantendo di fatto la riapertura e la piena funzionalità del reparto. Il sindaco però tiene a precisare che si tratta di una misura transitoria perché l'amministrazione comunale spinge sempre affinché le condizioni tornino a regime con la presenza di anestesisti di ruolo nell'ospedale Spocchi di Polistena, ma sia questa soluzione che l'arrivo di medici cubani in questo momento possono contribuire a dare risposte al bisogno di sanità che c'è sul territorio. Ma per Michele Tripodi, da questa buona notizia, si riparte una stagione d'autunno caldo perché le battaglie per la sanità e per l'ospedale di Polistena devono proseguire, l'attenzione deve rimanere sempre alta. Lo stesso primo cittadino si è anche augurato che i lavori che si stanno eseguendo presso il pronto soccorso del Santa Maria degli Ungheresi possano essere completati a breve, così che anche l'ospedale Spocchi di Polistena potrà finalmente contare su una struttura di pronto soccorso dignitosa e a norma dei requisiti stabiliti dalla legge.